Sì, troppo buono, troppo buono. Scusatemi per la voce, buongiorno. E ho ascoltato anche con una grande attenzione l'intervento del generale Silvetti. E un po' di rabbia dentro l'ho provata per tutto quello che avviene nel nostro paese. Anche per il silenzio, ma anche tante volte la non presenza di quelli che dovrebbero invece, mossi dal bene comune, fare gli interventi inerenti, no, alle problematiche, alle situazioni che si verificano. Io sono anche qui a nome dell'Associazione Ultimi per la legalità contro le mafie, e a Foggia abbiamo un presidio, la vicepresidenza che è ricoperta da un agente di polizia, come si diceva già prima, Pierpaolo Mascione, che tra l'altro fu uno dei poliziotti a Scampia quando fui minacciato da un clan non russo e rifiutai la scorta in quell'occasione, ma mi imposero un'attenzione discreta, e quindi lui era uno di quei poliziotti. E poi c'erano i carabinieri che si alternavano per venire a fare delle visite in parrocchia e prendere atto che le cose fossero tranquille. Beh, io oltre a vivere questa esperienza vengo da un territorio massacrato, violentato, devastato dalla criminalità organizzata, ma anche con il silenzio delle popolazioni, con il silenzio anche delle istituzioni, il triangolo della morte. Poi hanno coniato un altro termine, qualcuno si è alzato una mattina e ha coniato un altro termine, la terra dei fuochi, che non ci riguarda. Noi nel triangolo della morte, no, la Marigliano Cerra è tutt'altra cosa, anche perché qualcuno non lo dice, ma la terra dei fuochi è il frutto di quella presenza di centinaia di piccole fabbrichette, laboratori a nero che producono scarpe, guanti di pelle o di stoffa. Provate a dire a quei titolari, oppure alle centinaia e centinaia di famiglie che vivono di quel lavoro, ecco, provate a dirle che devono chiudere quelle fabbrichette che lavorano a nero, provate a dirle e vedete un pochino cosa vi potranno rispondere. Ora, ecco, la terra dei fuochi è stata provocata ed è provocata da questa numerosa presenza di fabbriche che lavorano a nero, quindi non possono poi smaltire legalmente lo scarto. Pensate che per ogni borsa lo scarto di mezzo chilo, voi immaginate. Ora, ecco, la terra dei fuochi è anche responsabilità dei cittadini del territorio, di quel territorio. Allora forse bisognava fare anche un'altra azione, quella di sensibilizzare. Poi io dico farò forse una cosa fuori luogo, ci sono qui tanti esponenti delle forze dell'ordine, perché non provare a legalizzare con una pressione, con una tassazione più bassa, per dare la possibilità a questi titolari di piccole fabbrichette al nero di poter continuare a lavorare nel rispetto delle norme che tutelano lo smaltimento dei rifiuti speciali. Così mi dicono, ma non ci vuole la laurea o bisogna acquisire all'università una marea di lauree per, come dire a Scampia che la Cavour è un ammortizzatore sociale. Poi provate a